ne sappiamo del papillomavirus? Viene chiamato anche HPV, che sta proprio per Human Papilloma Virus, ed è un tema che riguarda moltissime persone, a prescindere dal genere o dal sesso biologico. Eppure sono davvero pochi i contesti in cui se ne sente parlare, e spesso finiamo per fare confusione andando a cercare informazioni su internet. Ecco, no. Meglio parlare con chi queste cose le sa. Quindi abbiamo invitato la ginecologa dottoressa Taccò per capire meglio cos'è l'HPV, come fare prevenzione e cosa fare se risultiamo positivi. Dottoressa, che cos'è l'HPV? Quando parliamo di HPV facciamo riferimento a una famiglia di virus simili tra loro, che ne comprende circa 120 in grado di infettare l'uomo. Tra questi circa 40 sono associati a patologie, sia benigne che maligne. I virus della famiglia HPV sono potenzialmente patologici non solo per il collo dell'utero, per il quale sono principalmente conosciuti, ma anche per vulva, vagina, ano, pene, zona laringofaringea. Entrando nel dettaglio, le varianti HPV 6 e 11 sono le più frequenti responsabili di patologie a basso rischio, come le verruche e condilomi, mentre HPV 16 e 18 rappresentano i più comuni ceppi ad alto rischio, causando circa il 70% dei tumori HPV correlati. E quante sono le persone che si infettano? L'infezione da parte di un virus della famiglia HPV è estremamente frequente, tanto che si stima che circa 8 persone su 10 nel corso della vita entrino in contatto con uno di questi virus, che si trasmettono soprattutto per via sessuale. Questa infezione, nella quasi totalità dei casi, è destinata a scomparire spontaneamente nel corso di alcuni mesi grazie alla risposta del sistema immunitario dell'ospite, e talora non viene neppure riconosciuta. Tuttavia, la persistenza dell'infezione e l'integrazione del virus nelle cellule dell'epitelio possono portare alla trasformazione cellulare e quindi al tumore. Questo processo richiede generalmente molti anni. Per questo motivo è fondamentale mettere in atto le strategie di prevenzione primaria e secondaria, cioè di diagnosi precoce, disponibili attualmente. Cosa possiamo fare per prevenirlo? E cosa possono fare in generale le donne? Possiamo fare tantissimo. Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, da molti anni è possibile sottoporsi all'esecuzione di un Pap test, tramite il quale si possono riconoscere le alterazioni iniziali delle cellule, prima spia di un processo che negli anni potrebbe portare al tumore. Evidenziate vanno monitorate, eventualmente si possono trattare precocemente. Inoltre, da qualche anno abbiamo la possibilità di eseguire direttamente la ricerca della presenza del virus HPV attivo nel nostro apparato genitale. Questo nuovo test, che viene eseguito in modo analogo al Pap test, quindi assolutamente indolore, ha sostituito o sta per sostituire il Pap test nei percorsi di screening, perché permette una diagnosi ancora migliore e una migliore gestione delle risorse. Esistono altri metodi per testarsi? Assolutamente sì. Oltre allo screening classico dal ginecologo, oggi per le donne è disponibile un nuovo sistema che permette di effettuare il test dell'HPV DNA con un autoprelievo direttamente a casa propria, come si vuole, in modo assolutamente facile e sicuro. Ma se risulta positiva, che succede? Ecco, questa è una domanda fondamentale, perché il riscontro della presenza di un virus HPV attivo non vuol dire assolutamente avere un tumore. Indica semplicemente la necessità di approfondimento diagnostico attraverso l'analisi delle cellule e la colposcopia, seguito da un monitoraggio, per evidenziare la tendenza dell'infezione, che in realtà nella maggior parte dei casi si spegne da sola, grazie al sistema immunitario. In questo modo, aderendo agli screening di prevenzione, oppure con adesione volontaria dal proprio ginecologo, è possibile intercettare quei casi che negli anni, se non evidenziati, porterebbero al carcinoma del collo dell'utero, che tuttora continua a essere il quarto tumore maligno nella donna e che solo in Italia continua a registrare 2.400 nuovi casi ogni anno. Esiste oggi un vaccino per l'HPV? Assolutamente, ed è fondamentale ricordare che abbiamo la possibilità dal 2008 anche in Italia di sottoporci alla vaccinazione contro i virus HPV più frequenti ad alto rischio. Il Ministero della Salute permette la vaccinazione gratuita su chiamata dei dodicenni femmine e maschi, ma anche gratuitamente fino a 25 anni nelle ragazze e fino ai 21 anni nei maschi. Dobbiamo ricordare che comunque la vaccinazione è eseguibile in qualsiasi momento, a qualsiasi età, in entrambi i sessi, su richiesta volontaria.
è uno strumento fondamentale di salute pubblica che ci permette di essere assolutamente più sicuri. In ogni caso, è fondamentale non abbassare mai la guardia.